Marcello Vaona, azienda agricola Novaia, situata in Marano di Valpolicella. Tutti i vigneti sono Marano di Valpolicella, tra i 300 e i 450 metri sul livello del mare. È un'azienda storica di famiglia che nasce alla fine dell'Ottocento, ma con il nome Novaia comincia l'attività dal 73. Ora, attualmente abbiamo 7 ettari di vigneto e produciamo circa 35.000 bottiglie l'anno, di cui di Amarone sono circa 10.000, diciamo mediamente. Abbiamo due tipologie di Amaroni, una è la selezione Corte Vaona, qui c'è l'altra è la riserva. Allora, l'uvaggio sostanzialmente è lo stesso per entrambe le tipologie di Amarone, cioè 50% di Corvina, 30% di Corvinone, 15% Rondinella e poi utilizziamo un 5% circa di Oseletta. La differenza sostanziale tra i due Amaroni è che la selezione viene prodotta praticamente ogni anno da un blend dei vari vigneti che abbiamo, mentre la riserva nasce solamente nelle annate migliori dalle uve selezionate dal vigneto Le Balze, che è il vigneto che reputiamo essere il migliore dell'azienda. In genere andiamo a pigiare le uve verso la metà di dicembre, quindi dopo 90-100 giorni di appassimento circa. La fermentazione dura all'incirca 3 settimane. La selezione Corte Vaona fa 24 mesi di legno, mentre la riserva Le Balze 36 mesi di legno. L'Amarone Corte Vaona è 15 gradi alcol, l'acidità intorno ai 5,86 grammi per litro, zuccheri residui di solito stiamo sotto i 5 grammi per litro. La riserva invece è un po' più strutturata, presenta una gradazione alcolica intorno ai 16 gradi alcolici, un residuo zuccherino in genere intorno ai 6-7 grammi per litro e l'acidità più o meno è sempre quella, intorno ai 5,86 grammi litro. Il 2009 è stata un'annata molto particolare e per questo secondo me è molto interessante. È un'annata che è stata abbastanza fresca durante la fase primaverile, è stata poi invece molto molto calda durante l'estate, ma non sono mai venute a mancare le piogge. Poche piogge ben scandite nell'arco dell'estate che hanno garantito quindi di arrivare ad una maturità veramente eccezionale. C'è stato un anticipo sulla vendemmia che tra l'altro si è svolta con tempo sempre bello, sempre asciutto, e questo per noi è molto 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 importante per quanto riguarda poi il successivo appassimento delle uve.